Swarovski Z8I18x24 reticolo 4AIF+BT. Non più il solito grandangolare per avere il massimo in ogni circostanza. La nostra equipe di cacciatori e cameraman è qui giunta per una spedizione di caccia ad un esemplare maschio di cervo. Dopo la sveglia notturna e dopo aver guidato per parecchie ore alla volta della nostra destinazione finale, eccoci ora al ritrovo con l'accompagnatore nella casa di caccia della riserva magiara. Mentre gli addetti sbrigano le dovute formalità burocratiche, noi ci soffermiamo ad ammirare i diversi trofei, nella maggior parte dei casi veramente eccelsi, che il personale sta misurando e pesando per la classificazione finale. Compiuto un primo tratto di carreggiata con il fuoristrada, Massimo, il cacciatore protagonista dell'imminente avventura, si gode una breve camminata nella fitta boscaglia prima di intraprendere insieme all'accompagnatore la fase di avvicinamento all'altana. Raggiunta in religioso silenzio la sommità dell'altana e trovata una disposizione adeguata, Massimo si premura di verificare immediatamente le varie distanze che intercorrono dall'altana alle bordure del bosco che delimitano la grande pianura che si trova innanzi al suo insediamento. L'operazione è compiuta telemetrando alcuni punti fissi di riferimento con l'apposito strumento ottico. Nella caccia a palla la misurazione delle distanze tra punto di sparo e bersaglio è di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di successo nel tiro. Salvo casi estremi, per abbattere un animale anche di grossa taglia basta un sol tiro, quando questo è preciso ed effettuato con armi e munizioni idonee da una consona distanza. Un abbattimento pulito è la risultanza di diversi fattori e ciò, mentre risponde in pieno all'etica venatoria, soddisfa l'amor proprio di chi lo ha eseguito evitando contemporaneamente all'animale preso di mira le inutili sofferenze di un'agonia prolungata dovuta a un ferimento.